Io sono molto contenta perché oggi che registro questo video per me è venerdì 13 e in realtà se riesco a editarlo velocemente è anche per te. E questa data io trovo sia ideale per chiacchierare di A Quiet Place. L'ho visto a questo punto 2 settimane fa, l'ho visto una volta soltanto, quindi come al solito insomma è soltanto una chiacchiera generale su... Non posso neanche tenere il segreto quanto mi sia piaciuto sto film. Come sempre c'è una prima parte di video che è senza spoiler, poi andrò in bianco e nero, invece lì parliamo soltanto di cose che ti consiglio di sentire se il film l'hai già visto e se hai voglia di chiacchierare con me di spoiler, è sempre una buona idea segnalarlo nei commenti così non roviniamo la sorpresa a nessuno. Perché anche se non si tratta di un film, diciamo, necessariamente alla Sesto Senso, è vero che ci sono dei twist di trama, insomma, che se rovinati, secondo me distruggerebbero tutta l'atmosfera, e questo film è principalmente fatto di atmosfera. È scritto da Brian Woods e Scott Beck, che lavorano sempre insieme. Se guardi i loro crediti su IMDb, sono sempre in coppia. Adesso si stanno occupando di Haunt, che è in post-produzione, ed è descritto così: Halloween, un gruppo di amici si imbatte in una casa estremamente infestata. Mi interessa. Loro avevano scritto il primo copione che narra la leggenda, non solo a un certo momento si fosse considerato da includere nell'universo Cloverfield, ma soprattutto aveva una singola battuta. Tutto il copione. Poi è arrivato John Krasinski che con loro l'ha riscritto, poi ha diretto il film e naturalmente ne è il protagonista. Lui aveva già diretto altre cose, aveva fatto 3 episodi di The Office, Brief Interviews with Hideous Men, che ovviamente è tratto da David Foster Wallace e francamente a me è piaciuto, e The Hollies del 2016 che invece non ho visto. John Krasinski è Lee Abbott. Se dovessi dirti che mi ero resa conto dei nomi dei protagonisti mentre vedevo il film, no. Nel senso che a forza poi di leggere articoli mi sono resa conto che i personaggi avevano dei nomi, ma definire secondo me questo un elemento marginale è già dargli troppa importanza. Sua moglie di Lee Abbott è Emily Blunt, cioè la moglie ne nella vita reale di John Krasinski, che si chiama Evelyn. Il resto della famiglia è composto dai 3 figli, la più grande è interpretata da Millicent Simmons, poi c'è Noah Jupe, che abbiamo visto in 45 milioni di cose, tra cui Penny Dreadful, Night Manager, Houdini and Doyle, Wonder, e nel 2018 sarà in un film che io temo, devo essere onesta, cioè Holmes and Watson di Ethan Coen. Comunque, vabbè, prima scena del film è secondo me la dichiarazione di tutto il film, cioè sappi che farò i tuoi nervi a pezzi. Tutta la famiglia, sono tutti scalzi, stanno girando per un negozio e stanno chiaramente cercando qualcosa, stanno cercando una medicina perché uno dei bambini ha qualcosa tipo l'influenza, insomma si capisce che è malato, però non è una cosa grave. Capisci immediatamente che il punto è non far rumore, anche grazie all'incredibile sound design che c'è dietro. Non solo la colonna sonora di Marco Beltrami, che comunque, come dire, è un po' testato, ecco, su colonne sonore di questo genere, ed è vero che forse qui fa un lavoro... Non lo so, forse un po'... Credo che sia l'ambito più prevedibile del film, ma a parte questo, il fatto che la figlia grande non senta niente fa sì che quando si guardi il mondo attraverso i suoi occhi si sia effettivamente deprivati dell'udito. E il fatto che, oltre a questo, tutto il film sia girato in modo, secondo me, molto multisensoriale. Forse per le textures, per questa attenzione al rumore, ti coinvolge in una maniera veramente viscerale. E questa faccenda di stare attenti a non far rumore, che vedi fin dall'inizio, ripeto, senza necessariamente sapere perché, ti contagia istantaneamente. Per cui anche mentre ero al cinema mi rendevo conto di muovermi molto piano. E per carità, è ovvio che uno al cinema fa sempre attenzione a non far casino, cioè non è che sei le patatine, però era un'attenzione al silenzio esagerata. La prima scena, dicevamo, mette giù le basi. Mentre cerchiamo questa medicina, il più piccolo dei 3 figli trova un giocattolo, che è uno space shuttle che peraltro aveva anche mio fratello da piccolo, questo mi ha un po' freaked out, che ha un sacco di bottoni sul fianco e fa un sacco di rumori e luci. Quando John Krasinski lo vede impugnare questo gioco, tutti si comportano come se non fosse un'astronave, che a quel punto tu, spettatore, ovviamente non ritieni pericolosa, quanto, non so, un ordigno termonucleare, forse peggio se possibile, una bomba al neutrino. Con estrema cautela toglie il gioco dalle mani del bambino, gli fa un cenno e uno sguardo che valgono 15.000 parole, toglie le pile dal giocattolo e lo appoggia.
E l'idea che ti viene trasmessa è proprio, ok, in qualche modo ne siamo usciti. Tu dirai, Fede, quanto stai parlando? Sei sicura che non dovresti andare in bianco e nero? Questa è veramente la prima scena. Hai avuto una card all'inizio di questa scena che ti spiegava che giorno sia. C'era giorno 89, se non mi ricordo male. Mentre la famiglia esce dal negozio, si vede una pila di giornali abbandonati e chiaramente molto datati. Sulla copertina un'unica frase che urla: It's sound, è il suono. E questo, secondo me, ti dice forse il 70% di quello che ti serve. Li vedi avviarsi, allontanandosi dal negozio, su una traccia fatta con la sabbia. Ripeto, sono tutti scalzi, quindi questa preoccupazione del suono continua a essere onnipresente, ma non, come dire, spiegata in maniera pesante, cioè è evidente, nessuno parla. Però ecco, non è quello strato di frosting sulla torta per cui non senti tutto il resto della torta, no? Non so se mi spiego. Il nano, come è tipico per nanini della sua età, forse per fortuna non si è reso conto della gravità della situazione, quindi mentre stiamo camminando in fila indietro su questa traccia di sabbia, lui il giochetto se l'è preso, anche grazie alla sorella maggiore. Ha preso anche le pile, questo nessuno l'ha visto succedere, e a un certo momento fatale accende sto giocattolo. Nel silenzio di tutto quello che è successo fino adesso, la sirena di questo gioco suona come se fosse un antiaereo e la reazione di tutti è proporzionata. Il panico è disegnato sui visi di tutti quanti, in particolare sia Emily Blunt sia John Krasinski, secondo me, sono strepitosi quando fanno questo viso. Guarda, sono giorni che penso a come descriverlo. Mi sembra di nobile e affettuoso eroismo in nome di quello che amano. E in particolare Lee, cioè il padre, molla tutto quello che ha in mano e comincia a correre come un disperato verso la fine della fila che loro compongono per cercare evidentemente di salvare il nano, e nel frattempo lancia degli sguardi terrorizzati alla propria destra, dove nelle sterpaglie vedi iniziare a correre un mostro. Del mostro avremo occhiate e descrizioni migliori, ovviamente, andando avanti durante il film. In questa fase è il massimo del terrore dato da quello che non vedi, tanto che nonostante lì corra al massimo della velocità possibile, non arriva in tempo e il mostro semplicemente si porta via il nano ed è tutto finito in un secondo. L'aggressività di questo evento, la velocità e l'inarrestabilità di questo evento, anche secondo me, sono resi in maniera strepitosa. Poi hai uno stacco, un'altra card che ti dice che è passato un anno da quell'evento terrificante e arriva quello che per me è stato il momento, non so dire se è il momento preferito del film, però forse. Cioè la vita quotidiana di questa famiglia che sta cercando di andare avanti sotto tanti punti di vista, tanto che Emily Blunt è incinta, è visibilmente incinta, cioè siamo palesemente lì ed è evidente che ci sono preparazioni in corso, ecco, per quel momento. Questa fase in cui c'è tutte le procedure, insomma, di questa famiglia sotto assedio, secondo me è veramente molto affascinante. È sempre, cioè il film in generale, è una riflessione su una domanda che, per carità, tanti film, tante opere d'arte si sono poste prima, e cioè il mitico interrogativo del cosa sei disposto a fare per coloro che ami, perché alla fine della fiera, al di là dei mostri e di qualunque altra considerazione, ecco, è un film con una forte preoccupazione proprio da genitori, da adulti che si occupano di piccoli e di dare loro tutti gli strumenti possibili per sopravvivere in questo caso. Tutto fa sì che l'ansia in generale e l'ansia per i suoni ti avviluppi proprio completamente. Arriva un momento in cui, se ci fai caso, stai persino respirando piano. Te l'ho detto anche prima. E guarda, se tutto il film parte da questa premessa e quindi rientra nella categoria di forse questa nuova wave di horror più strutturati, forse più studiati, dei gore fest del Days of Yore, è vero che se lo ragioni in maniera veramente esaustiva, non tutto tiene, cioè non tutto è logico, non tutto ha senso. Però francamente io faccio parte di quelli che non amano disossare questo genere di film fino in fondo, perché mi sembra di infrangere il patto tra me e questi film. Cioè ci sono delle domande che non hanno risposta, se non è così perché sì. E mi deve star bene così se mi voglio divertire, insomma, davanti a questo film. Io l'ho trovato, ti ripeto, veramente brillante. Il fatto che la figlia più grande non ci senta
In realtà, secondo me, è stato un grosso vantaggio per gli Abbott, nel senso che tutti quanti sono molto abituati a parlarsi con il linguaggio dei segni. E a parte che io sono affascinatissima dal linguaggio dei segni, vorrei tanto saperlo, vorrei saperne di più. Mi è piaciuto vederlo usato così, con una disinvoltura che mi ha dato veramente il senso di qualcuno che si affida a questo modo di esprimersi come il canale principale, ecco, di comunicazione. E in questo setup, che ha bisogno di pochissime spiegazioni, per fortuna, emerge un clima che a me ha ricordato i migliori, migliori momenti di M. Night Shyamalan, che a me piace. Sto guardando gli appunti per vedere tutto quello che devo dirti prima di andare in bianco e nero. Allora, è horror nel senso che effettivamente ci sono dei momenti di tensione talmente elevata che secondo me si qualifica bene nel genere. Però è una definizione molto elastica. Cioè, io penso che questo film possa suscitare emozioni che non sei abituata a veder suscitate da un horror. È molto, ti ripeto, multisensoriale, ti rapisce. È uno di quei film per cui ti dimentichi dove sei. Ci sono delle scene, secondo me, di altissima tensione, un paio di nobili citazioni. Ti ripeto, i nervi saranno messi a durissima prova. Oltre a tutto questo, riesce a essere in cima, no? Tipo gli sprinkles in cima alla torta. Perché non faccio altro che parlare di torte? Perché ho fame. Dicevo, in cima a tutto questo c'è il fatto che, quantomeno, è molto furbo, è malinconico ed è una cattedrale proprio di tensione che, come ti si costruisce sotto i piedi, a un certo momento ti accorgi di essere molto, molto in alto. In più mi piace tantissimo il modo in cui ci sono tante inquadrature ravvicinate, insomma, sui visi, sulle espressioni, che ovviamente sono il cardine di tutta la narrazione, e in più aiutano a dare un senso di intimità e di intensità, perché secondo me sono tutti molto, molto bravi. Sai quando ti rompo sempre le palle sui miei tre film della vita? Sai che quasi quasi sono diventati quattro. Sento, lo so che l'ho già detto nell'altro video in cui parlavo di A Quiet Place, però lo devo dire di nuovo, è stato troppo troppo bello non solo poterlo vedere in anteprima ma anche in lingua originale, poter incontrare Barbie Xanax, quindi grazie di nuovo nella remota ipotesi in cui veda questo video, ma in generale, ecco, mi sento di esprimere, ecco, questa gratitudine di nuovo. Mi sa che questo è tutto quello che posso dirti a colori per quanto riguarda Quiet Place. Se per caso ancora non l'hai visto, io ti consiglio davvero di vederlo, anche perché lo spoiler è un po' dietro l'angolo, insomma, ed è piuttosto un'esperienza, ecco, come film, anche perché è così anomalo, essendo così silenzioso. Quindi, ecco, ti consiglio decisamente di vedere questo film. Fammi sapere cosa ne hai pensato, fammi sapere se hai l'idea di andarlo a vedere o se invece proprio no, grazie, a posto così, io avrei ancora intenzione di dormire io nella vita. E quindi, ok, se ancora ti manca Quiet Place, ci vediamo al prossimo video. E invece, se sei ancora qui, parliamo. Le obiezioni. Allora, ho trovato un articolo estremamente negativo. E quando un articolo, secondo me, ecco, esprime un parere così estremo, mi rendo conto che il mio desiderio è sempre di, a mia volta, metterlo in discussione. Cioè, mi piace di più quando una review cerca di approcciarsi a qualcosa da tutti i punti di vista possibili, ecco. E le obiezioni, è vero, alcune erano venute in mente anche a me. Però fanno parte del discorso fatto prima, cioè io penso che ci sia un momento in cui un horror deve decidere se occuparsi di dipanare alcuni punti di trama, spesso con risultati catastrofici, oppure no. E quindi io preferisco quando alcune cose restano nebulose, se c'è il rischio che la spiegazione peggiori tutta l'architettura, ecco. Tipo, ma veramente l'idea di, cioè, far nascere una creatura in questo mondo? Questo io penso che sia spiegabile dal forte desiderio degli Abbotts, cioè di Emily Blunt e di John Krasinski, di vedere la vita che continua. E penso che sia un desiderio che un genitore non può sedare. Io penso che un genitore abbia bisogno di pensare al futuro dei propri figli, quantomeno come a qualcosa, se non di certo, di possibile. Quindi, se è vero che questo è, in termini pratici, ecco, io non penso che nessuno avrebbe mai osato far nascere un bambino in questa situazione. Però, ecco, fa parte di quelle cose che narrativamente io riesco a spiegarmi o a giustificarmi, se vuoi. Anche perché all'inizio mi ero detta, ok, anche se uno ha preso le sue precauzioni, ogni tanto succede.
Invece no, la faccenda ha un taglio diverso, cioè qualcosa di effettivamente desiderato. Ripeto, posso perdermi a ripetere le stesse cose per minuti su minuti, però lo rifaccio. Ha senso imbarcarsi in questo rischio? Forse i personaggi di A Quiet Place potrebbero dirti ha senso nient'altro ormai? Quello che aveva un po' fatto pizzicare il mio senso di ragno era la faccenda della cascata. Cioè, quando il nano viene portato in pratica in addestramento da John Krasinski e si arriva alla cascata, con quella spiegazione che obiettivamente ha anche un minimo di senso, cioè un forte suono naturale può camuffare anche i suoni delle voci. Probabilmente, peraltro, la scienza dice anche così, quindi probabilmente è vero. Cioè, non sarebbe stato meglio allora andare ad abitare, non so, in una grotta sotto la cascata? O proprio di fianco alla cascata? Che per carità, magari è un suono che dopo un po' ti dà fastidio. Però, sai, pros and cons. Un'obiezione che invece secondo me non ha senso, di questo articolo che spero di ritrovare e di linkarti nel box, era... Ma io è tutto il giorno che ho sta molletta in testa? L'obiezione, dicevo, era, ah no, perché se sul giornale c'è scritto It Sound, figurati se il governo, insomma i più grandi scienziati del mondo, non si sono impegnati, ecco, a trovare una soluzione. Io penso che questo sia, se non proprio un buco di trama, sia fatto apposta perché a me dà l'idea che il tutto sia avvenuto di nuovo in modo velocissimo e inarrestabile. Quindi sì, col tempo si sarebbe arrivati a una soluzione, ma forse i grandi poteri e i governi e quant'altro sono caduti prima di riuscire a trovare una soluzione, proprio perché l'invasione ha avuto questa violenza da inondazione. E quindi delle due, anzi, a me funziona di più proprio per questo senso di velocità che mi trasmette. Poi a me francamente piaceva il fatto che gran parte delle informazioni sui mostri arrivassero dagli appunti di, mi viene a dire Jim, ma no, si chiama lì, nel sotterraneo dove cerca di riparare gli impianti cocleari, mi sembra che si chiamino, no? Quegli impianti per sua figlia, e dove prende appunti e sorveglia la sicurezza della fattoria dai mostri tremendi. Mi piace il fatto che si veda subito quali sono i punti clou, cioè il fatto che abbiano una specie di armatura organica addosso, che non ci vedano, quanti siano forse. Cioè è chiaro che quelle sono tutte pistole del primo tempo, per cui ti aspetti che sparino nel secondo, però va bene così. Credo che sia un film che cammina molto ballando di qua e di là dal cliché usato ormai fino alla morte, a invece, non lo so, delle mosse formali che buona cosa rispettare, anche se sono un po' tradizionali. Quindi quando si arriva alla resa dei conti alla fine, a me è piaciuto che si vedesse bene il mostro, che fino a quel punto mi ricordava tantissimo, te lo ricordi, Starship Troopers? Viene da un libro di Heinlein, che è anche l'autore di A Stranger in a Strange Land, ed è un film veramente trashissimo. Però a me piace, di nuovo è la seconda volta che devo ammettere qualcosa chinando gli occhi così. Vabbè, in quel caso ci sono dei mega alienoni galattici che vengono chiamati i Bugs e che hanno queste zampe che hanno l'aria peraltro di essere affilate come rasoi. Insomma, c'è qualcosa della loro costruzione che mi ha ricordato un po' il mostro di A Quiet Place, più chiaramente qualcosa del Demogorgon, perché specialmente quando poi parte, insomma, la frequenza giusta e l'armatura si apre, quello, ecco, mi è sembrato tanto simile, non necessariamente copiato, intendo che mi ha ricordato un po' il Demogorgon. Mi era piaciuto che durante il film si capisse che gli Abbott non sono gli unici sopravvissuti, cioè secondo me il momento in cui Lee va in cima al Silos e accende il fuoco e controlla che si accendano tutti gli altri, che sembra Rohan risponderà, mi sembra un controllo, cioè io l'ho interpretato come se lui controllasse che gli altri insediamenti hanno passato un altro giorno con successo, insomma siamo ancora tutti qui. Quindi anche se le circostanze di sopravvivenza degli Abbott magari sono un po' anomale, però non sono i singoli. Dall'altra parte mi viene da dire, vista la frequenza dell'interferenza, non è sopravvissuto nessun fan che prima, durante l'invasione, ascoltasse, non so, i Pixies o i Sonic Youth, cioè non c'era nessuna frequenza giusta in quei dischi lì. Mi rendo conto che magari, cioè, mentre gli alieni stanno invadendo il tuo pianeta, insomma, non è la prima cosa che ti viene in mente di fare, mettere su i Sonic Youth. Per quanto, oddio, sui modi di andarsene. Da quando si parla di A Quiet Place, hai sicuramente sentito parlare e o hai visto nel trailer e in una delle locandine la scena della vasca da bagno, no? Ti confesso che, cioè, l'esito della scena della vasca da bagno lo sai,
subito, anche se il film cerca di farti un po' fesso. Invece la cosa del chiodo nella scala, credevo di avere un infarto, ripetute volte. Anche perché la risposta automatica, no? C'è un chiodo che viene su da un gradino. Due martellate e toglielo. Nope. Però almeno segnalalo. Vabbè che quantomeno dopo la prima volta che ti fa venire un infarto il chiodo, c'è quella consolante strisciata di sangue dopo, che forse ti aiuta a vederlo. Silver lining. Specificare l'hashtag io pianto è inutile, vero? Era questo a cui mi riferivo prima quando dicevo le emozioni che ti suscita non sono tipiche da horror. L'avevo vista arrivare, forse un po', però questo non mi ha aiutato a piangere di meno. Allora, ti avevo accennato prima alla faccenda che a un certo momento, quando girava il primo copione in cerca d'autore, sia stato considerato un potenziale inserimento della storia nell'universo di Cloverfield, che francamente io sono contenta non sia successo, perché ho visto il Cloverfield Paradox qualche sera fa. E ti confesso che a me anche 10 Cloverfield Lane non aveva fatto impazzire. Il Cloverfield originale, boh, sì. Cioè, per i miei gusti forse non tantissime lodi, ma neanche tantissima infamia. Però, insomma, io ho preferito che A Quiet Place ne rimanesse fuori. Ho sentito in vari posti nell'internet bisbigli di un ipotetico seguito. Perché sì, la fine non, certamente non è una titanica vittoria con inquadrature su tutta la superficie del pianeta e i pochi umani sopravvissuti che ballano in trionfo, però è evidente che la soluzione, se non altro, è forse a portata di mano? È promettente, ecco, come finale. Quanto può essere promettente due bambini che saranno in terapia per tutta la vita, dovesse mai tornare alla società in piedi, un neonato che ha 16 ore di vita e a sua volta è già traumatizzato, e una madre che impugna un canne mozze e con aria felice. Comunque, hai capito cosa intendo? Non lo so, secondo te lo vorremmo un seguito? Magari potremmo comunque avere lì con dei flashbacks? Con questo fatto che l'arco di tempo tutto sommato sia così lungo, perché no? Però io temo che la parte di me che fortissimamente vorrebbe un prequel, cioè l'arrivo degli alieni, sia da mettere a tacere. Cioè forse è quella parte del spiegami la trama di un film dell'orrore che in realtà fa male al film dell'orrore. Beth, fammi sapere cosa ne hai pensato tu di A Quiet Place. Io spero che ti sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me. Da quando l'ho visto, ti giuro, non faccio che pensarci e non vedo l'ora che arrivi Netflix, Sky, DVD, quello che è, per rivederlo. Anche perché sono sicura che in una seconda visione emergano un sacco di dettagli in più che certamente la prima volta mi ero persa. Aspetto come al solito di chiacchierare nei commenti o attraverso uno o tutti i link che trovi linkati nel box. E naturalmente a questo punto io ti abbraccio e mi viene da farlo piano. Se ti va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!